Sabato 3 e domenica 4 ottobre debutta Pordenone Art and Food, nuovo festival di enogastronomia e cultura. In programma oltre 30 appuntamenti tra degustazioni, presentazioni di libri, visite guidate e mostre. Noi con Art and Food partiamo proprio dal racconto, dal legame tra cibo e territorio che si basa su un comune denominatore che è proprio la qualità dei prodotti tipici locali che promuovono e divulgano la valorizzazione del nostro territorio, del territorio pordenonese. Gli eventi sono ospitati in diversi luoghi, tra cui Piazza 27, il chiostro di San Francesco, Palazzo Mantica, la loggia del municipio. Questa è una ulteriore vetrina per le eccellenze, per le produzioni di nicchia, per la grande qualità del nostro territorio. Ovviamente è una vetrina ristretta e modulata per l'emergenza Covid, ma non dimentichiamoci che questa non è solamente un'occasione per ritrovarsi, seppure contingentati, e soprattutto un'occasione per rilanciare un settore merceologico, commerciale, imprenditoriale particolarmente importante per la nostra economia. Diversi soggetti che oltre al comune contribuiscono al nuovo festival, tanto che l'assessore regionale Bini ha parlato di un sistema Pordenone vincente. Un sistema che io come dire, evidenzio e lo considero un esempio da perseguire anche per altre località del Friuli Venezia Giulia. Quando tutti gli attori protagonisti, istituzionali e non, lavorano tutti nella stessa direzione per far sì che la promozione di un territorio, la crescita di un territorio rappresenti uno dei capisaldi del proprio agire politico ed economico, beh, penso che questo sia una grande cosa. Tutte le informazioni sugli appuntamenti sono sul sito del Comune di Pordenone.